facilitatore, ma noi non possiamo rinunciare, diciamo, a mordere, a fare in modo che si producano nuove idee, che producano nuove frontiere. E di questo la politica si dovrà ancora fare carico, la condizione è che la politica sia capace di animare il discorso pubblico, come si diceva una volta. Cioè qui c'è tutta un'interruzione e tutta un'intermittenza. Per fortuna che Maran è bravo, ma non è che c'è un meccanismo che ce lo costruisce bravo, ce lo confeziona bravo, che non c'è più niente. Maran laicamente dice: io prendo atto anche di questo, che non c'è più niente. Non mi posso più aspettare grandi partiti o partiti organizzati. Io però non vorrei rinunciare a questa grande semenza di cui la democrazia ha bisogno, perché altrimenti arrivano i casuali, gli occasionali, arrivano i comici, arrivano quelli che dicono: ma forse è la volta mia. Ci sono anche tra le persone normali le aspettative super egoistiche: ma forse è la volta mia. A Pescara ci sono due avvocati, anzi due e mezzo, che stanno in continua presa rispetto alla rete per cercare di capire quale fatto nuovo viene confezionato dalla politica e quale di questi fatti nuovi può essere cavalcato. Ieri ho saputo che un avvocato che ha avuto già quattro vite politiche oggi sta cercando di muovere all'attacco di Italia Futura, per dire se la politica nella sua tradizionalità esiste anche questo. Se la politica non si riattrezza e non si organizza, non seleziona quello che è possibile, anche favorendo occasioni di dibattito pubblico, una volta nel tempo dei giganti si diceva che la pubblica opinione è una risorsa fondamentale alla città, al pari della risorsa energetica, la pubblica opinione. Ma chi la favorisce la pubblica opinione? Una volta c'erano gli intellettuali, c'erano spazi importanti anche della stampa, c'era l'università, c'erano le circostanze che favorivano il metodo critico. Tutto questo va ricreato. Io non sono disposto a rinunciarci. Per esempio, con un gruppo di amici di buona volontà ho animato, sto animando un'esperienza che si chiama Scuola di Regione, perché noi abbiamo scritto in Italia una pagina fallimentare di regionalismo, Alessandro. Ed non è questa un'opinione, diciamo, alla Fassina. È una verità, perché noi nel 2001 abbiamo fatto esplodere i poteri spostati sulle regioni e poi ci siamo accorti che questi poteri pervenuti alle regioni non vengono usati, perché non si sa usarli, non si sa che farne, perché noi abbiamo dislocato o dei ballerini in molte regioni italiane, tipo la vicenda laziale, ma non è soltanto del Lazio, o dei girovaghi, sono prevalenti in tutta la regione, o dei girovaghi. Oppure abbiamo anche prodotto, diciamo, degli impediti, fotocopiatori impediti. Trovatemi una norma che riguardi il patrimonio infrastrutturale di cui allo spostamento alle regioni della competenza normativa, ma anche financo il credito è di competenza della legislazione concorrente. Non c'è nulla. Su questo fronte io ho avverto il bisogno di formazione, di dibattimento politico, di dimensione politica. Certo, Alessandro, tu hai omesso, per ragioni di sintesi, di citare un altro elemento che si è strapazzato con la crisi e con il cambiamento: il tempo. È cambiata la categoria del tempo. Io vengo da un'Italia nella quale si trascorrevano 4 ore al giorno in sezione. Lì c'è il presidente emerito della provincia di Campobasso, una storica provincia, ha fatto il consigliere regionale, ha fatto l'amministratore locale, credo che anche lui abbia fatto parte di una comunità di persone che dedicava molto tempo alla vicenda politica, 4 ore al giorno, 5 ore al giorno. Oggi non c'è più questo, ma questo non significa che ci rende possibile la rinuncia alla dimensione politica o alla politicità, questo confronto ripetuto che ci fa scovare quali sono le questioni e le possibili soluzioni. Io questo non lo vedo più. Esiste la logica della folla e del tentativo accusatorio sulle questioni. Ho seguito dei dibattiti su questa vicenda delle province che è meno che lamentazione. Cioè non c'è più neanche la pazienza di prendere le misure delle questioni. So di riunioni che si fanno di compagnie di prossimità di Grillo, perché sanno che c'è una densità di spazio politico da agguantare, parlano del porto come se fosse una festa di incipriati da organizzare.
Non c'è nulla di nulla, e a questo noi dobbiamo rimediare dando luogo al discorso pubblico. Concludo. Mi piacerebbe se tutti quanti insieme potessimo riflettere su qual è la questione delle questioni. Alessandro, io continuo a pensare che la questione delle questioni, per essere, diciamo, attento lettore di Silos Labini, ma anche di Giulio Sapelli, che mi piacerebbe che venisse ascoltato o convocato anche nelle riunioni del Consiglio. La questione delle questioni è la ripresa della vita imprenditoriale, della natalità imprenditoriale. Nella mia regione, che è quella che ti ospita, l'anno scorso sono state prodotte 1720 brevetti. È possibile che non ci sta nessun... Vabbè, volevo usare un'espressione un po' volgare. È possibile che non c'è nessun incaricato di funzioni del Ministero dello Sviluppo Economico che accoglie come un grembo materno quelle 1720 invenzioni e cerca di trasferirle o di trasformarle in opifici della tradizionale o nuova economia? È possibile che non possiamo concepire, anche a funzione rimpicciolita dello Stato, uno Stato che faccia il canguro nei confronti della nuova iniziativa economica? Perché di qui ricomincia il circuito economico. Insomma, io non mi rassegno al fatto che 72.000 manchevoli di lavoro in Abruzzo sono gli stessi dal 92. Periodizziamo la storia politica rispetto a questa categoria. Io credo che sia possibile, alla condizione che su un fatto solo imitiamo la prima coppia Tremonti-Berlusconi, ristabiliamo un clima di fiducia e di alleanza con l'impresa. Appena arrivarono Berlusconi e Tremonti, seppero stabilire, Nicola, un clima di fiducia e di entusiasmo col mondo delle imprese. Noi questa partita la dobbiamo agguantare a tutti i livelli della filiera istituzionale. Perché se riparte questa vicenda qui, io credo che non accadrà più che l'architetto Cilli, professore all'Università di Pescara, oggi è venuto a piangere da me perché non ha i soldi per campare. Questo è un architetto, 110 lode, specializzato, docente alla facoltà di architettura di Pescara, non ha i soldi per campare perché non ha il luogo dove collocare questa sua bravura. Io mi rifiuto di pensare che questo non si possa modificare disponendo del potere pubblico, alla condizione che però il potere venga usato. Tra le riforme che devono essere fatte, Alessandro, noi dobbiamo collocare al primo posto una riforma che costruisca una dimensione amicale tra la pubblica amministrazione e l'impresa, ma amicale davvero. Te la dico e concludo, la dico anche al professore, visto che questo è un corso di comunicazione politica, di sociologia politica, riferita anche a questo riempimento di vuoto che c'è tra la dimensione della politica e quelli che stanno dall'altra parte. Io credo che sia possibile costruire una pubblica amministrazione che chiami a casa una funzione nella Silicon Valley. La pubblica amministrazione ti viene a prendere a casa. Noi abbiamo qui delle nostre parti un certo Zappacosta Pierluigi, che ha inventato il mouse, viene dato un miliardario, poi ha fatto qualche errore involontario investendo in Abruzzo, ma speriamo che ricominci a investire negli Stati Uniti. Lui ha potuto contare su una pubblica amministrazione che si è disposta come un grembo materno nei confronti della sua idea, lo chiamava a casa, lo inseguiva a casa. Questa cosa qui, che è un fatto preciso, si può mettere in alto nell'agenda, nel quadro di tutta la complessità che tu hai descritto e che mi ha convinto e di cui ho preso anche appunto. Io però su questo farei quello che un grande ministro abruzzese seppe fare rispetto ad una stagione importante, che è stata la stagione dal 70 a fine anni 80, 1970 e 1980, come due decenni, hanno visto Gaspari essere una grande figura qui. Certo, era un'Italia pre-europea, ma lasciando stare la quantità di risorse finanziarie, lui sulla risorsa potere fu inappuntabile, tant'è che Sergio Zoppi del Formez e 40, l'attuale presidente della Corte Costituzionale, ne hanno parlato come di uno dei migliori decisori pubblici, perché lui era una funzione dell'obiettivo dell'impresa.
E noi abbiamo avuto un industrialismo diffuso qui, frutto anche di quella intuizione di quella stagione. Vedete, questo crea fiducia, crea partecipazione politica, crea il fatto, insomma, che un territorio possa essere il luogo dove si realizza il progetto di vita di ciascuno. Arrivarono le università qui. E facciamo i conti tutti insieme con questa nuova frontiera. Ma l'idea che tanto non si può fare nulla, che alberga ogni tanto anche nelle nostre riunioni politiche, tanto nulla si può cambiare. Nulla si può fare. Io ho avuto un collega che faceva il ministro regionale di un settore importante, come era la sanità. Lui cercava di convincere che non si può fare nulla, che la quantità della resistenza è tale, tanto non si può fare nulla. Io mi ribello a questo, ma non dal punto di vista politicista, perché abbiamo potuto cambiare molte cose. Per circa un ventennio, in un'importante zona della provincia di Teramo, tra l'altro retta da un Nessino, che era Claudio Ruffini, c'era molto di più della disoccupazione zero a Montorio. Se la disoccupazione zero, diciamo, è un indicatore numerico economico, cioè lui aveva sprofondato questo zero, c'era l'inseguimento della forza lavoro per allocarla negli opifici del suo territorio, perché lui aveva interpretato la funzione amministrativa come una funzione, non una funzione antitetica, contundente, disinteressata. E guardate, questa idea è nutrita dalla politica, non è un concorso che ti struttura così. Non è un concorso, ti struttura così quel supplemento di motivazione che ti viene dalla politica, e ce ne sono in giro in Italia, e ce ne sono. Io ho conosciuto dei giganti, ho conosciuto un direttore generale all'industria, si chiamava Ammassati, se qualcuno di voi ripesca nella storia passata lo trova, tu che hai fatto il sindacalista, tu, ma anche Nicola che ha fatto il sindacalista prima, sa che cosa è stato lui. Lui intuì, Umberto Ammassati, Umberto, il fratello della Paola. Straordinario. Ecco, io penso che diventi, e concludo professore, non si preoccupi, diventa alla fine questo anche motivazione per il benefare nella dimensione lavorativa, rendersi fondamentali sapendo che il tempo è cambiato, ma insomma riempire di contenuto la funzione che ti viene affidata tra le mani. Io cerco non di rispondere, ma di ragionare con chi ha posto due quesiti che Luciano penso non abbia affrontato, avendone affrontati altri. Il primo, la politica, il centrosinistra, il mio partito, se ne è fatto i conti con la propria storia, fatta di errore, fatta, secondo me no. Ma dire questo non risolve il problema. Io penso che ci sia stato nell'avvento di Berlusconi, che come diceva l'onorevole non era la causa ma l'effetto di un periodo, ci sono state tante concause però che hanno fatto diventare quel fenomeno come un fenomeno credibile a tal punto che la maggior parte, la maggioranza degli italiani lo abbiano sostenuto. Financo l'abbaglio di forze tradizionalmente solide, idealmente solide, quelle del cattolicesimo democratico, che lo sostennero, lo inventarono. Se pensi, se fai una fotografia della storia, la fotografia di quando Berlusconi scende in campo a fianco a Casini e Fini, fai la storia alla conclusione del mandato, come i suoi peggiori avversari, cioè aveva proprio i due che lo legittimavano da un punto di vista politico. Non lo sto dicendo in termini di critica, sto cercando di fare una fotografia. Perché dopo tutto quello che accadde, si pensò, lo diceva bene il professore, parlo di Tangentopoli, che era arrivata naturalmente l'ora di coloro i quali stavano all'opposizione. Non fu così. Perché a un certo punto il giudizio della storia ti agguanta, ma non soltanto a chi esercita la funzione di comando, ma anche a chi esercita la funzione di controllo o di elaborazione di un'alternativa. Che doveva fare un'opposizione credibile in un tempo lungo? Che nel momento in cui gli si era data la possibilità di diventare alternativa vera di governo, ce l'abbiamo. Se ci pensi, non è accaduto neanche adesso. Concluso, diciamo, Berlusconi, si va al governo tecnico per ragioni di responsabilità nazionale e internazionale, ma anche, a mio giudizio,
per un'esigenza tutta politica politica, perché lì non si è fatta, no, perché non era la risposta immediata a tutto ciò che non andava, quello che c'era in campo, nel campo dell'opposizione. Se c'è un'innovazione politica da accreditare al mio partito, ma come ogni innovazione poi fa paura, l'esercizio di quell'innovazione, sono state le primarie. Perché a un certo punto si è compreso che classe dirigente, c'è un modello, il partito del tesserato e il partito della gente, si è discusso tanto, penso che abbiate affrontato anche voi nelle vostre riflessioni, politica liquida, politica dura, partito liquido, partito forte. Non è più il tempo delle adesioni degli iscritti ad un partito, ad un'organizzazione politica, quello è un pezzo. Per cercare di tenere legato il partito e per essere meno partito in quanto parte, più capace di agire, si è pensato a delle iniezioni tra, diciamo, la formula tradizionale del partito, l'organizzazione degli iscritti, gli organismi, e quella che invece è il fluttuare dei pensieri, delle idee della gente. Queste due cose spesso vanno in conflitto. Perché da un lato c'è il microcosmo che ha la propria realtà, dall'altro c'è il macrocosmo che è la realtà invece, la verità. E quando il microcosmo e il macrocosmo vanno in conflitto, quando il microcosmo per rispondere non è capace di ascoltare il macrocosmo, allora... Ma io forse mi sono espressa male, volevo chiarire anche prima, e il discorso è che io non trovo la continuità, quello che mi fa paura, certo. Non avere la continuità, certo. Il pensare... che debba esistere ancora una militanza, il pensare che i nuovi mezzi di comunicazione siano un modo per calunniare, alle volte per sottolineare solo il marzo, il pensare che forse, probabilmente, il popolo nel frattempo ha avuto modo di istruirsi, che sono cambiate le cose, che non è più una società di massa, ma che è qualcosa in più. Ma mi anticipato, voglio dire proprio questo, cioè quando parliamo di ascolto, volevo dire, non è una gentile concessione che il microcosmo fa il macrocosmo, quello che vuole. È esattamente la capacità di essere macrocosmo. Questo come lo si ottiene? Però pensateci un attimo, entrate nelle vesti di chi dirige un partito, di chi sta in un partito, di chi deve fare classe dirigente. Come lo si organizza il modello partito che non sia una finzione, che non sia qualcosa che ogni giorno viene messo in discussione, perché c'è anche questo problema, bisogna dare una prospettiva, e allo stesso tempo sia capace di essere penetrato di tutto ciò che accade, di saperlo leggere e rispetto a quello che accade si legge, esprimere la migliore classe dirigente. Questo è il tema che ho già affrontato. Prima, e si fa l'esegesi del periodo del DC del PC, però prima era un altro mondo ed era non più facile, come dicono coloro che vogliono semplificare, fare politica per essere dirigente, perché le cose andavano bene in economia, per tutto. Però era veramente un altro mondo, come dici tu, c'era un po' la massa a cui bastava la riunione del circolo, la riunione della sezione che apriva la serranda nel mio paese ogni volta che c'erano elezioni, quella serranda chiudeva, se ne riparlava alle prossime elezioni e da lì allora c'era non la mobilità politica, c'erano i gruppi, diciamo, fermi lì a radicare quelle posizioni. Io mi ricordo che avevo 12, 13, 14 anni, andavo con mio padre, da lì la malattia, venivano sempre le stesse due persone, il senatore dei 5 e l'avvocato Terragna di Orsogna. Io c'avevo a fianco un mangiadischi, proprio un mangiadischi che si inseriva, e a un certo punto mi faceva cenno il segretario di sezione, io premevo il dischetto, la cominciava la canzone Biancofollo, quindi si stringevano le mani. Stringeva le mani, diceva che il nemico stava di là e che noi stavamo di qua, tutti si sentivano legati all'idea del nemico, all'idea dell'amico, e quindi quella era la comunicazione politica.
Una scena terribile. Una scena terribile. Dopodiché, molti di noi sono rimasti legati a quel tempo, ma non a quel tempo del Mangiarsky, a quel tempo di quelle verità, concludo. Quelle verità. Io mi riferisco soprattutto al mio campo, dove oggi si è aperto un dibattito vero contro il PD, che secondo me sarà foriero di problemi o comunque di un ripensamento e di un chiarimento, che non sono le primarie tra Renzi e Bersani, ma sono quello che accadrà al secondo tempo del Partito Democratico. Dopo le primarie, dopo le elezioni politiche, ci sarà sicuramente un dopo Bersani, o va a fare il Presidente del Consiglio, non c'è. E quel secondo tempo mi spaventa più del primo, perché se lo immagino come capace di mantenere fede alla promessa originaria, superiamo le scialuppe che ci avevamo alle spalle, gli zaini ideologici, e cerchiamo di capire cos'è la società. D'Alfonso una volta disse: il PD nasce perché gli occhiali che ci avevano il DS e gli occhiali che ci avevano la Margherita, il partito fondatore, non la vedevano più, non la leggevano più la società. Era necessario un altro paio di occhiali. Quell'altro paio di occhiali, ora il Partito Democratico, se pensa che non se ne è voluti mai mettere, e pensa che forse era meglio un occhiale precedente, cioè una supposta riedizione di chiave moderna, come ho detto prima, di un'impostazione socialdemocratica che non funziona, non serve, non è attuale la socialdemocrazia, io penso che abbia fallito quel tentativo vero, unico, di innovazione tecnologica. Dopo di quello, anche gli altri partiti si stanno ponendo il problema delle primarie. Dopo di quell'esperienza, anche gli altri partiti si sono fusi. Se vogliamo stare da un punto di vista storico, la storia è fatta sempre da scissione dei partiti. PC, PSI, PSD nascono da scissione continua di partiti precedenti e hanno dato luogo a vita ad altri partiti. L'unico partito che ha aggregato, teoricamente, e per oggi resiste, è stato il PD, a cui è seguito il PDL. Però queste fusioni a freddo, perché non avevano un substrato vero, ma erano frutto del momento, anche della convenienza di dire che eravamo diversi, ha generato appunto un partito che, o dei partiti che oggi non funzionano esattamente bene. Ma l'alternativa, concludo, può essere solo la protesta. Perché la protesta, una volta che diventa governo, parma, e io che sono come voi curioso, anche perché l'età non è molto distanza, cioè non ho edificate dentro di me le certezze, vado alla cronaca di Parma su internet, vado a vedere che cosa accade nel dibattito locale di Parma, cosa che non te lo dice il Corriere della Sera perché gli va bene, che si sappia che l'antipolitica va meglio della politica. E allora se andate a vedere, divertitevi qualche giorno su internet, andate a vedere che cosa accade a Parma, la nuova amministrazione fatta sui curriculum per internet, vi rendete conto che le cose non stanno funzionando, che c'è un grandissimo dissenso. Non dico che sarà sempre così, quello è un caso, ma studiamolo per capire che c'è una mediazione tra il nuovo e il nuovismo, che c'è una differenza tra il nuovo e il nuovismo, e il nuovo io credo che nasca necessariamente dalla consapevolezza di ciò che sta, di ciò che funziona e di ciò che non deve essere. Scusi, posso, però voglio dire, diciamo una piccola annotazione, però fare l'esempio Parma, quando un giorno sì e l'altro pure nei maggiori partiti politici emergono scandali inenarrabili, mi sembra un'esagerazione, cioè, voglio dire, ci sono... Io parlo del problema amministrativo, se io parlo da questo punto di vista... No, ma io parlo, siccome lei ha detto, la gente viene scelta con i curriculum per internet, come per dire, è un esperimento così, cioè, io voglio dire, continuare ad attaccare determinate formazioni politiche che si propongono come alternative, non come antipolitica, secondo me è un favore a queste formazioni politiche. Perché perdonami, vedi il mio ragionamento come un'altra. No, però quello che emerge è questo, cioè prima si diceva l'antipolitica mette a rischio la democrazia, cioè queste parole così. Secondo me non è. Voglio dire, non si può rispondere a questa partecipazione della gente dicendo solo che è una cosa che andrà a finire male, che comunque sono persone non esperte, perché la realtà mostra che queste persone, tra virgolette, esperte, molto spesso sono persone che fanno i propri interessi, cioè tradotto, prendono soldi e ne fanno e li gestiscono in proprio.
Io parlo di centro, di destra e di sinistra. Purtroppo la realtà dei cittadini che legge sul giornale, che guarda la televisione, adesso magari in una forma anche estremizzata, in una forma anche, come dire, populistica, ma la realtà è questa. Cioè non è che la gente si alza la mattina e si inventa situazioni, la gente legge questo e si chiede: ma se un politico di professione non è capace, nonostante abbia il partito, nonostante abbia una tradizione lunghissima, e una persona di Parma ha delle idee, che poi naturalmente avrà delle difficoltà a mettere in pratica anche per tutta l'eredità che ne consegue, ma per quale motivo chiudere le porte a questo tipo di alternanza? Okay. Questo che è l'espressione di un disagio, ma dottor D'Alessandro non diceva quello che lei sta interpretando. No, di un disagio legittimo. No, ma per me vale quello che tu dici come un consiglio, non come una idea. Però sia chiaro, io non rimango inerme, fermo di fronte all'antipolitica. Io credo che la politica la batte l'antipolitica, è chiaro. E tutto ciò che è antipolitica, cioè non è che l'antipolitica ha il diritto della critica alla politica, la politica non ha il diritto della critica all'antipolitica. Certo. È chiaro. E sono tra quelli, per esempio su Facebook, che di fronte alla demagogia del populismo, alcuni tratti del tuo intervento sono stati anche orientati a questo, perché guarda, quando tu dici sono tutti, centrodestra, centrosinistra, tutti politici, tutti politici di professione, che significa politica di professione? Uno che ha fatto 5 anni, 10 anni bene il proprio mestiere o non l'ha fatto bene è un politico di professione. Il politico di professione è colui che non fa nulla nella vita e fa solo la politica. Allora se tu lo vai a vedere veramente, l'altro luogo comune utilizzato dall'antipolitica per denigrare tutta la politica, non è esattamente così, però io non voglio fare un dibattito con la gente, però mi farebbe piacere se poi ci fermiamo a parlare. Però diventa un problema. No, tutti esprimiamo il nostro disagio, siamo in parte. Però dire che quando nasce l'antipolitica è perché la politica non agisce, non decide. Per cui nasce questo e vengono quelli tecnici. C'è un consenso. La politica non è in grado di decidere e di determinare. Allora io faccio due flash perché sono stato chiamato in causa dal signore poi anche in parte dalla dottoressa Cicci. Allora, per quanto riguarda il problema della crisi della politica o crisi della classe politica o crisi del politico, c'è qualcosa in crisi su questo? Allora, cercherò di rispondere su due piani. C'è una crisi della politica a livello globale. In tutti i paesi del mondo la politica viene attaccata in quanto tale. Pensiamo a cosa è successo a Barack Obama, la mobilitazione che ha avuto contro, è una mobilitazione che possiamo interpretare in chiave antipolitica. Perché c'è questa crisi della politica? È molto semplice. La politica democratica a livello più globale nel mondo ha problema tremendo con il meccanismo del consenso. Problema tremendo. Perché ha problemi con il meccanismo del consenso? Perché il consenso non è più un consenso dato da appartenenza di tipo ideologico, etnico, eccetera, ma è un consenso dato a spot. A me serve questo, me lo dai? Ma se mi dai questo e mi dici anche che sei favorevole ai matrimoni tra omosessuali, io questo lo prendo o questo lo respingo. Quindi io il voto te lo posso dare o non te lo posso dare. Ed è un problema tremendo, perché questo cortocircuito tra politica e consenso crea una crisi generale. Per cui la stessa partecipazione è partecipazione su temi specifici. Io partecipo sui temi che mi interessano, non partecipo su altri temi. E quindi c'è una visione di insieme che si sta disgregando. E qui ci possono essere risposte istituzionali, varie cose. E quindi c'è una crisi della politica a livello globale. In Italia a questo si accompagna, e questo è meno forte in altri paesi del mondo, una crisi della classe politica. Senz'altro. Su questo non ci sono dubbi. E sono, qua si è detto molto, il perché della crisi della classe politica italiana, quindi non spendo, lascio parole, sarebbe ridondante rispetto a quanto detto in maniera molto autorevole.
Allora, il, penso che il problema che la dottoressa Cichito abbia posto è un problema di questo tipo. La dottoressa Cichito, anche a livello generazionale, esprime la voce di chi è fuori dai processi di intermediazione e non c'entrerà mai. È un augurio, grazie. Chi è fuori dai processi di intermediazione si pone in maniera diversa rispetto alla tradizionale politica italiana. Cioè, la dottoressa Cichito non chiederà, ecco, la sua generazione, non chiederanno dei favori, ma non perché sono moralmente migliori, può darsi, ma perché è impossibile, come chiedere che la fata turchina appaia e ci regali le zucche d'oro, qualcosa di assolutamente insostenibile. La dottoressa Cichito chiederà dei diritti, chiederà delle opportunità, ma soprattutto chiederà allo Stato di ritirarsi e di non impedirla di fare questo genere. Quindi se vorrà aprire un'associazione o un'impresa, non vorrà che debba pagare a qualcuno perché o gli arriva la Guardia di Finanza e gli dice si può fare ma anche no. Non è successo per esperienza personale. Si può fare ma anche no. Si può fare o non si può fare? Si può fare ma anche no. Questo è l'Italia, poi ci chiudiamo con me le imprese. Professore, io sono amico di un sindaco. Sindaco di Barcellona, storico Pasquale Maragai, il quale sopra di sé aveva scritto: qui si può fare, poi si vede. Capiamo, per un posto dell'Italia. Capiamo il punto di vista e siamo in Catalogna, siamo. Non siamo in Catalogna. Il 92. Era il 92. Stavamo a parlare di Catalogna. Se n'è andato lui. E quindi l'ascolto, io lo interpreto così, poi ce lo direi meglio tu, l'ascolto lo interpreto in questo momento. Io penso che Alessandro possa finire. Sì, io vi dico, sono un paio di domande ancora, un paio di domande che c'erano state. Sì, la questione dell'Europa, io l'ho evocata semplicemente per indicare il processo di transizione, non caratteri specifici o la misura specifica che riguarda il settore economico, no, ma l'uscita da quei regimi è stata un'uscita caotica, poi ogni paese ha avuto un percorso proprio, ma la lunghezza della transizione, alcuni problemi che sono in realtà conseguenti a un'estensione così grande del lavoro pubblico e le funzioni che ha avuto, hanno ovviamente qualche elemento di somiglianza con la nostra lunga transizione. Non a caso io vi ho consigliato all'inizio, date un occhio, visto che l'hanno ripubblicato il libro di Cafagna, perché tutti gli elementi della crisi che lui aveva individuato nel 92 sono gli stessi, danno l'idea di una transizione, cioè di una difficile via d'uscita, per le ragioni che abbiamo discusso. Sulle questioni in realtà che riguardano poi la riduzione dell'apparato, tenete conto che il Fondo Monetario Internazionale, qualora venisse interpellato da noi una richiesta d'aiuto, imporrebbe il dimezzamento dei livelli pubblici. Per capirci dove siamo arrivati, misura peraltro che nei confronti della Grecia ha avuto un impatto analogo. Il nostro problema è anche quello di lavorare di più, è vero, nel senso che dobbiamo lavorare più persone. Noi siamo il paese che ha il più alto tasso di disoccupazione giovanile, la più bassa partecipazione delle donne al mercato del lavoro e il più alto numero di pensionati medi. E c'è qualcosa che non va. L'altro elemento riguarda la produttività del lavoro, perché il nostro lavoro deve riuscire a dare una produttività maggiore, che sono le cose che ci siamo detti sulle misure da intraprendere. Di nuovo qui lo Stato, nella regolamentazione dei servizi, eccetera. Ad esempio, le cose che diceva Luciano, l'alleanza con le imprese è uno degli elementi decisivi. Tenete conto che io lo vedo dalla mia regione, che è da questo punto di vista fortunata, però presenta il problema. Anche qui ha a che vedere con una mitologia che abbiamo a lungo accarezzato, come quella dei piccoli comuni, piccolo e bello. Non è vero che le imprese piccole sono una risorsa, e le imprese così come le abbiamo conosciute, piccole, così come le abbiamo conosciute, possono essere ancora a leva del nostro sviluppo.
noi abbiamo un enorme problema dalle mie parti, perché il passaggio dal creatore dell'impresa al figlio è tecnicamente impossibile, perché il figlio non ha il talento del padre necessariamente, ha avuto la fortuna di girare con la Porsche, con l'amice, e cammini, cioè questo è. Quindi la possibilità di riprodurre quel successo con una dimensione, con un vincolo dimensionale, è impossibile. Senza contare che piccola dimensione significa piccola spesa di ricerca, quando non nulla, impossibilità di raggiungere il mercato, sono le cose che rischiano di condannare quel modello che è stato un modello di successo negli anni primi e 80, al successo qua. E quindi l'alleanza è ancora un problema decisivo. E anche in Germania ci sono piccole imprese, ma la quota di medie imprese in grado di penetrare i mercati è enorme, e soprattutto se comparata all'esperienza italiana. Dico un paio di cose ancora improntate all'ottimismo, perché insomma io continuo a dire abbiamo problemi, ma siamo sempre, per quanto sgomitando, tra i primi 8 paesi del mondo, quindi abbiamo anche la possibilità di affrontare i problemi, di risolverli, solo che li si guardi negli occhi e non si cerchi di buttare la polvere sotto il tappeto. Il grave problema di questo ventennio che abbiamo perduto è che abbiamo a lungo cercato di buttare la polvere sotto il tappeto. Il perché, e qui vengo alla questione che è stata posta antipolitica, ad esempio, io ritengo che tutto questo discorso di antipolitica sia una perdita di tempo. Se c'è un successo, sempre un bicchiere mezzo pieno, che il nostro paese ha registrato, è stato proprio nella capacità di integrare tutto. Cioè noi siamo riusciti a integrare nel sistema politico fratture che sono più profonde di quelle dei paesi del nord Europa, perché guardate che le divisioni territoriali, la convivenza, basta pensare al problema nord-sud, è un problema serissimo nel nostro paese. Ma il conflitto è un paese molto frammentato, no? La frammentazione è forse la vera cifra, è che oggi non riusciamo a ricomporre perché non c'è più la dimensione ideologica che tutto compone. Quindi noi siamo un paese in cui le fratture stanno emergendo, e non sono solo quelle nord-sud, laici cattolici, giudici, avvocati, insomma, l'elenco è interminabile, che rendono difficile il processo di decisione pubblica, nel senso di un processo elaborato collettivamente. Però il nostro paese è riuscito in questi anni, tutto dopo guerra, ad assorbire fratture profondissime. Lo dico io che vengo dal confine orientale, mio nonno combatteva con gli austriaci contro l'Italia, non è mica scontato che tutta l'area del confine orientale fosse integrata nella compagine italiana, come è avvenuto nonostante lì il conflitto ideologico dopo la seconda guerra mondiale fosse ancora più acuto. Non era mica così scontato che tutte le popolazioni, da quelle altoatesine, la vicenda stessa dell'integrazione delle regioni meridionali all'interno di una compagine che insomma ha il profilo ormai di un grande paese industrializzato, avesse un esito, per quanto ancora insoddisfacente, ma insomma un esito tutto sommario sono positiva. Quindi la capacità di colmare quelle fratture è il tratto che io riconosco principale della democrazia italiana, e quindi con un po' di fortuna quelle fratture possono essere proprio integrate alla dimensione istituzionale. Ben venga il governo di Palma, ben venga il gruppo parlamentare di Grillo, e naturalmente, e dopo lo dico, con una condizione. La condizione è che gli italiani devono smetterla di pensare che Berlusconi governa per 20 anni, ma è venuto a Marte. Non è venuto a Marte, ma l'hanno letto e voluto gli italiani. Qui c'è una connessione che va recuperata e ha a che fare anche con l'ascolto. Siccome noi non possiamo più ripetere l'esperienza che c'è alle spalle, una volta ci si faceva cittadini nel partito del partito, perché non si poteva essere fino in fondo dello Stato e dello Stato. I partiti sono partiti di integrazione, servono a integrare quelle fratture. Oggi che l'ideologia, l'appartenenza, l'adesione alla morale del partito non ci sono più, è evidente che noi dobbiamo puntare sull'esercizio della cittadinanza dello Stato, che vuol dire la responsabilità della scelta, esercizio della scelta e responsabilità della scelta. Abbiamo introdotto non solo le primarie, l'elezione del sindaco, presidente della provincia, e alla fine di fatto l'assetto della nostra Repubblica sta diventando sempre più presidenziale. Questo però implica una maggiore responsabilità dei cittadini. E traduco e faccio una battuta. Significa che se la scuola non funziona o è sporca, si fa come negli Stati Uniti o in Inghilterra e si la va a dipingere. Non si aspetta l'intervento dello Stato. Perché se così fosse torniamo a quello stato invasivo di prima, a quello di 4 volumi,
perché se qualunque aspetto della vita associata dipende da una linea di finanziamento pubblico, non c'è più. Anzi, non è il finanziamento pubblico centrale, cioè la possibilità di organizzare una società più autonoma e dipende anche dal fatto di poterla realizzare una società più responsabile. Lo diceva prima Luciano, l'esperienza delle regioni è stata insoddisfacente anche perché noi abbiamo sommato all'esperienza tradizionale nuovi poteri senza responsabilità. Alla fine, se il bilancio della sanità viene ricoperto dallo Stato, qualunque cosa succeda, vabbè, è evidente che lì non sta in piedi a baracca. E questo è uno degli, secondo me, uno dei cambiamenti decisivi, perché ha a che fare col passaggio all'età adulta. Tenete conto che in fondo, per come la vedo io, lo stesso Berlusconi è stato il tentativo di rispondere di nuovo con un caso, si è chiamato l'uomo da provvidenza. Ci pensa lui, perché devo tormentarmi, insomma, perché devo preoccuparmi del mio spazio civico, della dimensione, e lui che faccia, vedremo da un po'. La cosa non funziona perché nessun problema è nelle disponibilità di un unico decisore. In una società come questa non sta più nelle nostre possibilità. Avete visto, tanto per fare una battuta, perfino a tavolo si può fare, nonostante che tutti l'abbiano condivisa la decisione, alla fine noi abbiamo un battaglione di carabinieri che sta lì a proteggere le macchine dell'impresa aggiudicataria. Non è soltanto uno degli evidenti problemi, quindi dimostrazioni del nostro ritardo culturale, è anche la dimostrazione che decisioni cadute dall'alto non funzionano. Altro esempio terribile: nonostante tutte gli escamotage legislativi, alla fine le immondizie da Napoli vanno in Norvegia, che è una roba che dovrebbe gridare vendetta, no, agli occhi di tutti noi, e che dimostra di un'incapacità decisionale che però non ha a che fare soltanto con il livello nazionale, ma anche con una comunità che non è in grado di assumere la responsabilità di decisioni collettive. E faccio solo una battuta perché mi ricordo l'altra domanda. Dico questa sul governo Monti e un'altra cosa sul Mediterraneo. Governo Monti, subito una cosa che forse non è così gradita, però tenete conto che il governo Monti è la versione italiana della grande coalizione. Non è il governo dei tecnici, come tutti i giornali raccontano, per comodità e perché... è perché ogni tanto bisognerebbe approfondire anche le cose. Il governo Monti è il tentativo, che peraltro Napolitano ha dichiarato esplicitamente, di costruire la condivisione da parte delle forze politiche più larga possibile su alcune scelte dalle quali dipendeva il futuro del paese. E lui giustamente ha detto una grande verità, che però non è così ancora chiara a tutti noi: che l'Italia non potrà ritrovare la propria strada in un clima da guerra civile permanente. Quello che ha impedito le decisioni è anche un rapporto un po' più, come dire, non dico collaborativo, ma anche di crescita reciproca con l'opinione pubblica. È anche stata l'idea che il campo d'Italia fosse diviso in due schieramenti, l'uno contro l'altro armati, qualunque cosa venisse da una parte all'altra era senz'altro da respingere, non ci fosse possibilità di comunicare, e che quindi... l'avversario era il nemico. Adesso Berlusconi ha tutti i difetti di questo mondo, ma noi non possiamo pensare di risolvere il problema dell'Italia pensando che dall'altra parte c'è il nemico, il malvagio, il cattivo, e da questa parte ci sono. Questo io credo che se si riesce con questa esperienza, che poi siccome siamo fatti come siamo fatti, non siamo riusciti a portare un termine fino in fondo, nel senso che negli altri paesi sarebbe fatto una grande coalizione e condivisi i ministri. Da noi, siccome non si poteva mettere insieme la Russa con D'Alema, perché poi non mi sarebbero stati sempre quelli altro problema, siccome non si riusciva a mettere insieme noi gli altri, si è ricorso esclusivamente ai tecnici. Vi ricorderete che c'è stato il dibattito, tanto che Monti voleva qualche politico, mandateci qualcuno. No? E questo spiega anche molte delle difficoltà, perché i tecnici, tra l'altro, tutte benissime persone. Però se è vero quello che ci siamo detti prima, che la trasformazione dello Stato è uno dei nodi cruciali, sono un pezzo del problema e non della soluzione. Perché se abbiamo messo all'interno il prefetto, secondo voi chiudiamo le prefetture? No, dopodiché le prefetture secondo me vanno chiuse. Qualcuno mi deve ancora spiegare che cosa ci fa in una regione speciale come la mia, dove addirittura le elezioni, il conto delle schede viene fatto dalla regione, che cosa ci fa quattro prefetti o commissari di governo? Questo è uno dei misteri che vanno naturalmente a inaugurare ormai Italia Nuova.
monastica, ma qualunque cosa non c'è niente da fare. Per dire, ma più in là, noi abbiamo il ministro della difesa che è un ammiraglio. Noi abbiamo tra i 40.000 e 50.000 esuberi nelle forze armate, perché avevamo un esercito che doveva scappare per terra, tanto la guerra la facevano gli americani. Adesso che abbiamo un esercito che si impegna in settori complicati, usiamo sempre 3 o 4 corpi, sono quelli. Tutti gli altri sono una roba che non è possibile utilizzare combattendo. Cioè, questo dà la misura del cambiamento di culturale, negli atteggiamenti, nel modo di pensare, nel modo di lavorare che noi dobbiamo affrontare. E la possibilità di farlo ricostruendo un tessuto unitario del paese, la vera scommessa. Dobbiamo cominciare a pensare che, io la metto così, nel mondo di oggi, ma qualcuno può pensare davvero che di fronte alla globalizzazione, allo spostamento di poteri, alla penuria energetica, al problema dell'immigrazione, noi PD, noi centro-sinistra abbiamo tutte le risposte e gli altri dicono solo stupidaggini? Non può essere. È ragionevole pensare che ogni tanto loro diranno qualcosa che vale la pena ascoltare, no? E viceversa. E quindi se noi riuscissimo a ricostruire questo terreno, che poi, e dico solo una cosa finale sul Mediterraneo, è la condizione per una proiezione esterna. Noi possiamo proiettare all'esterno del nostro paese solo integrando le nostre, cioè gestendo le nostre interdipendenze interne. Solo così è possibile una proiezione collettiva. Perché noi abbiamo un problema, come dice Giusto, nel senso che noi abbiamo problemi antichi. Noi siamo il paese che è più esposto a due zone tradizionalmente instabili, Balcani e sponda sud del Mediterraneo. Cosa abbiamo fatto nel passato? Per cercare di proteggerci abbiamo scommesso sulle istituzioni sovranazionali, NATO e Unione Europea. Cioè, perfino prima ancora, lo stesso asse disgraziato con la Germania era il tentativo di gestire le nostre, collettivamente, insomma, una pressione esterna. E queste sono aree di debole assestamento. Dopo i disgraziati anni 90, i Balcani sono peggiorati, sotto gli occhi di tutti è la situazione del Nord Africa, quindi noi abbiamo necessità più di altri di trovare all'interno del nostro paese una coesione necessaria per poter affrontare sfide che diventeranno sempre più stringenti. Parlavo di quella energetica, ma vale per l'immigrazione, vale per la sicurezza in senso lato, insomma, noi abbiamo una posizione un po' più scomoda degli altri, abbiamo qualche problema che è un po' più grande degli altri paesi europei con cui abbiamo confrontarci, e oggi abbiamo la possibilità, tolto di mezzo il Caimano, l'inciampo che c'è stato, di ricostruire le relazioni interne portate alla soluzione dei problemi e di, questo dico per il centro-sinistra, costruire un centro-sinistra che sia in grado di dare risposte alle domande degli italiani. È un'occasione che secondo me noi dovremmo cercare di prendere. Grazie.